Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti, buon lunedì sera come sempre qui sulla pagina di Leggimi Prima. Come vedete questa sera non sono sola, vi avevo promesso che lo avrei portato ed eccolo qui, siamo insieme a Davide Calì. Ciao Davide, ben arrivato. Ciao, ciao a tutti. Allora, questa sera sarà un viaggio particolarmente interessante quello insieme a Davide, proprio perché Davide è un autore che viene definito, ovunque tu legga qualcosa a proposito di lui, da qualche parte c'è il fatto che Davide è un autore eclettico, poliedrico, vulcanico e in effetti è proprio questa, forse la caratteristica che ritrovo di più in lui. Ma prima di andare nel vivo dei tuoi libri, vorrei che ci raccontassi qualcosa di te, Davide. Tu parti come fumettista, arrivi a essere autore e vorrei che tu ci raccontassi cosa è successo nel mentre. Boh, non lo so, tante cose. Principalmente ho smesso di disegnare, penso che sia la notizia principale, un po', forse un po' quella, nel senso che poi sono diventato autore principalmente quando avevo già cominciato a scrivere e illustrare dei libri per bambini e dopo i primi titoli, più di un editore, sia italiano che francese, stavo cercando di lavorare anche in Francia, mi ha detto: "Ah, belle storie, però il disegno non gli conveniva tanto, non gli piaceva tanto, insomma, no?" E mi hanno proposto di dare soltanto le storie. E io ho detto: "Vabbè, dai, per una volta ci può anche fare", nel senso, anche perché io lavoravo già da parecchi anni come fumettista, molto solitario, molto one man band. Quindi all'inizio questa idea era un po' così. Poi, vabbè, io per principio dico quasi sempre sì al primo giro, una cosa nuova, dico: "Dai, proviamo." E poi quell'una volta è diventato, boh, 150, non so quanto. Alla fine di libri poi di me non ne ho illustrati tantissimi. E per cui sono diventato autore così, togliendomi il disegno, ho guadagnato un sacco di tempo e ho anche scoperto che alla fin fine il mio stile di disegno non era eccezionale, evidentemente, o non era, non so, pazzescamente originale. Ho capito anche che se di illustratori ce ne sono tantissimi veramente molto bravi, tutti gli anni ne escono dalle scuole, dalle accademie, eccetera, di bravissimi, scrittori bravi ce ne sono di meno, nel senso che non ce n'è così tanti, per cui ho cominciato a essere richiestissimo, cioè mi chiamavano tutti, scrivevano tutti, e io ho moltiplicato enormemente il lavoro perché chiaramente poi a scrivere ci metti molto meno, almeno io ci metto meno che a disegnare, insomma. Quindi è andata un po' così, per sottrazione. Allora, questa cosa che tu sei vulcanico, poliedrico, eclettico e tutte queste cose, ti ci ritrovi un po' in questo tipo di definizioni? Sì, dai. Allora, Abbastanza. ho fatto tutto ovviamente il mio percorso per poter portare l'incontro con te questa sera, quindi ho raccolto un po' delle tue opere e ho visto che mi è sembrato almeno a me di vedere che ci sono tantissimi argomenti che tu tratti, molto diversi tra loro, tra l'altro li porti anche in maniera molto diversa l'uno dall'altro, quindi sei capace di farci ridere e sorridere, come anche di creare un momento perturbante effettivamente. E mi chiedevo se tu trovi all'interno di questa diversità del tuo mestiere un filo conduttore che tu riconosci essere il tuo. Non saprei dirti, cioè alla fine il filo conduttore credo sia la noia, nel senso che io mi annoio facilmente. Per cui da lettore, spettatore, consumatore in generale di, non so, chiamiamoli prodotti culturali, dai libri, fumetti, manga, i saggi, la TV, il cinema, tutto quello che ti pare, sono abbastanza effettivamente vario, mi interessano anche cose molto diverse tra di loro. E questo si riflette poi, penso, in quello che scrivo, che faccio. Come dire, quando, non so, da bambino, forse da ragazzo, pensavo di fare questo mestiere, pensavo di dedicarmi più al fumetto, avevo dei grandi miti e tra i vari c'erano quei mostri sacri che lo sono diventati facendo un unico personaggio, no? Forse mi immaginavo un po' così. Poi mi sono reso conto che non ero capace, cioè non sono David McKee, non sono, non lo so, potrei fare tanti nomi, no? Di Charles Schulz, tutti
tutti quegli autori che hanno, non so, disegnato lo stesso personaggio per 30, 40 anni, sono stati in grado di rinnovarlo, di portarlo avanti. Poi, per carità, Schulz qua e là ha fatto qualcosina anche di diverso. David McKee ha fatto tantissimi libri che non sono Elmer, però comunque di Elmer ne ha fatti un bel po'. Io mi rompo le palle prima, detto proprio chiaramente. Cioè, sì, per carità, sto facendo anche adesso delle serie, non so, come Jeman Show abbiamo fatto, adesso esce il sesto libro in America, Sébastien Morin, abbiamo fatto due serie da tre, però sono sempre delle cose un po' capitate, cioè non le abbiamo orchestrate, ci hanno detto dai, fatene un altro, finché ci hanno chiesto abbiamo fatti. Però non so se sarei in grado, anzi so di non essere in grado di dire scelgo un personaggio con quello stile, parlo per tutta la vita. Per cui alla fine il motivo è questo, ecco, la difficoltà forse di concentrarmi su una cosa sola. Ti capisco tantissimo, per inciso. E qua chiudo la parentesi. Allora, comunque volevo trovare io per forza di cose un filo conduttore per dare un titolo al nostro incontro e ti ho mandato una mail in preda al panico dicendo aiuto, ti va bene se usiamo come termine, come titolo, diciamo, del nostro incontro, scrivere la libertà, perché poi tra e fra all'interno dei tuoi libri ho trovato questo filo conduttore e tu via mail mi hai dato una risposta che a me è piaciuta moltissimo, che leggo. Ed è, parlare di libertà in questo periodo mi sembra azzeccato, visto che la gente si è dimenticata che cos'è, punto. Questa è stata la tua mail lapidaria, ma a me è piaciuto molto e ti vorrei chiedere che cosa significa per te questa cosa che hai scritto, poi una domanda semplice tipo cos'è per te la libertà? Beh, insomma, credo di non essere l'unico a pensarlo che negli ultimi anni, e non parlo di questi ultimi due, tre, insomma, che abbiamo vissuto in compagnia, simpatica compagnia del Covid, ma già prima abbiamo in generale, secondo me, perso un po' il senso della libertà. Diciamo che non dico colpa dei social, perché io poi i media li difendo sempre, non ho mai accusato la TV, piuttosto che mi sembra un po' puerile, nel senso è un oggetto inanimato e sono gli esseri umani a commettere degli errori, non può essere Facebook, la TV. Prima della TV c'era la radio, si accusava la radio di ogni nefandezza negli anni 20. E senz'altro i social hanno amplificato una tendenza dell'essere umano di cercare di annientare il prossimo. Ed è bizzarro che nel momento in cui si è realizzata la profezia di Andy Warhol, per cui tutti possiamo avere veramente un quarto d'ora di celebrità, no? Anche piccolo, con un piccola audience, no? Fai un post, qualcuno ti risponde, eccetera, eccetera. E quindi si è anche realizzata la profezia dell'avere la libertà di esprimersi, cioè adesso non lo so, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, ci voleva un giornalista che ti intervistava, ci voleva una piattaforma che prevedeva che qualcuno dietro giudicasse che tu avessi il diritto di esprimere delle opinioni, mentre invece adesso i social ci danno la libertà, no? Quotidiana, immediata, totale, continua, di esprimere quello che pensiamo, mentre noi, come dire, usufruiamo di questa libertà, abbiamo il desiderio di annientare quell'altrui. Quindi la cosa che senti più spesso è tu stai zitto, tu non dire niente, tu allora taci, tu allora scompari, che dici però, come dire, è una cosa un po' assurda. È vero che quando tutti hanno la stessa libertà, poi è difficile, se non c'è nessuno un po' a fare da regia, è difficile capirsi. A me sembra di i social mi ricordano molto quelle riunioni che si facevano, no? Le assemblee che si facevano a scuola, alle superiori, quando tutti si parlava inutilmente senza risolvere mai nulla. Per cui in questo senso forse ci è sfuggito un po'. No, e lo vedi anche adesso non stiamo a parlare del Covid, che si potrebbe, per i prossimi 1000 anni si potrebbe parlarne forse, però vedi anche la questione, no, russo-ucraina, che insomma purtroppo è nella cronaca di queste settimane, la gente si è scaldata subito, sono subito gli schieramenti, nessuno che vuole ascoltare nessun altro, perché tutti hanno già capito tutto, che è matematicamente impossibile, perché se ci sono due parti, no? Cioè, dividi la situazione in modo bipolare, è difficile che tutti abbiano ragione, nel senso, o potrebbe essere che tutti avessero ragione, ma allora nessuno ha torto. Tutto non si può avere, per cui però per riuscire a capirsi, sì, è un po' un paradosso, per cui bisognerebbe ascoltarsi un po' di più. La libertà,
Non lo so che cos'è. Penso alla libertà di poter esprimere, insomma, quello che pensi. Pensi liberamente di fare quello che vuoi senza, tra virgolette, rendere conto a nessuno. Poi, per carità, qualcuno rendi sempre conto in una società civile, non è che puoi fare veramente tutto quello che vuoi. Noi siamo ancora in una fase in cui però la società, lo Stato, le istituzioni qualche volta si, come dire, si interessano un po' troppo alle scelte personali, pensano solo alla sessualità piuttosto, no? Che certi argomenti che sono ancora molto dibattuti e che dovrebbero essere assolutamente superati, no? Invece stiamo ancora a discutere se uno ha il diritto di essere in un modo piuttosto che nell'altro. Per cui la libertà è senz'altro qualche cosa, non te la saprei definire, forse con una parola potrei dire qualcosa da non dare per scontato, perché comunque è qualcosa che si evolve continuamente e come tutte le cose non si evolve in modo lineare solo in una direzione, cioè sempre a salire, sempre a migliorare. Qualche volta, come dire, ci sono dei ritorni un po' all'indietro, per cui quando pensavi di averne guadagnate molto, a un certo punto ne perdi delle altre, perché vabbè, la storia è fatta un po' così. Guarda, hai toccato dei punti in quest'ultima tua risposta che adesso vado un attimo ad agganciare. Hai toccati molti, ok? Ne prendiamo uno al momento. Meglio, sì, se vuoi fare solo un'ora è meglio. Infatti, volevo dirtelo prima, fuori diretta, ogni tanto fammi così, se dobbiamo fare solo un'ora, perché se è una scaletta con molte domande, tu taglia, Dei io segnali, mi va fermo. bene. Allora, sono andata a leggere un po' di tue interviste in giro, ho trovato anche delle interviste molto vecchie, magari nel frattempo tu hai anche cambiato idea, però c'è una frase che ho letto in un libro, mi è piaciuta, scusami, in un articolo online, proprio per il magazine Frizzi Frizzi, era un articolo che si intitolava "Ma esiste il sessismo nei libri per bambini?" In realtà ne hai scritti proprio tre di articoli, quindi era un argomento molto denso. E a me è piaciuto tantissimo quell'articolo, al di là del contenuto proprio in sé del tema, ma proprio perché tu riporti l'attenzione non tanto sulle colpe che hanno certi libri, ma sulla responsabilità che abbiamo noi adulti, genitori, educatori Ho del deciso di modo. farmi odiare stasera perché io quando ho scritto quei libri, cioè quegli articoli, ancora, come dire, non eravamo nel caldo proprio del dibattito, mentre invece adesso volano Siamo. le sassate. Va bene così, bisogna muovere le cose. Ma volevo leggerti una tua frase che mi è piaciuta molto e dici: "Credo che la questione non sia combattere gli stereotipi sessuali, ma combattere i libri brutti. E per farlo esiste un solo modo: comprare libri belli. E come si fa? Semplice, bisogna conoscerli, cercarli, informarsi e non solo rompere le palle." In pieno stile Cali. Allora era mio, sì. Adesso lo riconosco. Ho riconosciuto la penna proprio, no? Che cosa, qual è il tuo punto di vista? Sono passati 8 anni da questo articolo, eh? Pensi, e parliamo ancora di questa roba, cioè veramente allucinante. Adesso forse c'è un po' di, come dire, di ristagno, di risacca, ma non ho cambiato idea. Ti ho detto, io difendo sempre i media, nel senso i libri. La radio, la TV, i cartoni animati, i film non possono avere colpe, ce l'hanno al massimo le persone. In questi anni, senz'altro, noi autori abbiamo subito, come dire, un po' un attacco continuo rispetto a certe tematiche, all'esigenza di responsabilizzarci su certe cose, che io sento un po' relativamente, nel senso, io scrivo le storie che mi vengono in mente, non sono un educatore. Non sono un professore, un insegnante, anche quando vado a scuola, faccio i corsi, io premetto sempre: non insegno nulla, cioè non aspettatevi che io insegni. Qualche cosa può capitare che impariate, ma no, io non ve le È insegno, nel colpa mia. senso, io sì, nel senso, io sono un cretino qualsiasi che viene, vi racconta delle cose, se vi tornano utili sono molto contento, però insegnare, boh, credo che sia un'altra cosa. Per cui non lo so, credo che rispetto a. In generale, i contenuti culturali, no? I libri, i film, eccetera, eccetera, soprattutto quando sono per bambini, noi abbiamo un po' troppe aspettative. Ci aspettiamo, cioè, veramente carichiamo di un peso di responsabilità pazzesco i libri, no? Ci aspettiamo che il libro spieghi a tuo figlio come nascono i bambini, la Costituzione, la raccolta differenziata e tutta una serie di altre cose che, boh, in parte, per carità, ci può anche stare, no?
Però, per esempio, già su discorsi che riguardano, per esempio, la sessualità, certe cose, eccetera, eccetera, di solito se un libro ne parla viene subito polemizzato, perché il genitore mediamente cerca di ritardare il momento in cui si metterà in imbarazzo a raccontare certe cose, spera che lo faccia la scuola, lo faccia comunque qualcun altro, quando lo fa in modo sbagliato. E lì si dovrebbe un attimo parlarsi e dire, va bene, chi è che gliela vuole spiegare? E gliela spiega un po' a modo suo, nel modo in cui spiega va benissimo, non ci sarà problema, se no se spiega appalti a qualcun altro la spiegazione, poi ti tiene un po' quello che c'è. Rispetto al sessismo o tante cose, io penso che valga di più, come dire, l'esempio del vedere semplicemente l'adulto comportarsi in un certo modo che fare mille libri che spiegano certe cose. E rimango convinto che, boh, se in parte siamo sessisti, siamo anche razzisti, siamo tante cose, non sono certo che sia colpa dei libri che abbiamo letto da bambini, forse è un po' colpa dei nostri genitori, delle cose che abbiamo assorbito dai grandi, dagli adulti. Per cui io, ecco, in questo senso punto sempre un po' i piedi quando l'editore a tutti i costi mi chiede di cambiare qualche cosa, perché adesso siamo nel periodo del cliché sessista, che io un po' difendo, perché dico, se io in generale rappresento il mondo, anche quando in una storia fantastica, come dire, totalmente inventata, in qualche modo rubo, come fanno tutti gli autori, dalla realtà. Quindi se io anche disegno la mamma che lava i piatti, la classica situazione, mamma che lava i piatti, il papà sul divano che guarda la televisione, è un cliché? Sì, ma è un cliché di esistenza, nel senso che questa roba fuori, nelle famiglie, esiste. Per cui il fatto che io lo rappresenti non significa che quella è l'unica realtà possibile, non è una legge che ti dice la mamma sarà sempre quella che lava i piatti, papà sarà sempre quello sul divano, non sono io che glielo impongo, rappresento, come dire, un presente possibile. Posso anche invertire i ruoli, per quello che me ne frega, ma con l'invertire i ruoli non necessariamente convincerà tuo papà a lavare i piatti, se non ci ha pensato fino adesso, che magari c'ha 45 anni e ancora non è venuto in mente di lavare i piatti, perché è una cosa che secondo me va un po' concordata in casa, nel senso, da un lato c'è un aspetto educativo che quindi proviene dai genitori, e rispetto alle cose che riguardano la coppia, lì c'è un aspetto che riguarda meramente proprio gli accordi in casa, cioè chi fa che cosa. Per cui noi ci aspettiamo che sia il libro a insegnare al bambino, quando il bambino, se vede papà lavare i piatti, laverà anche lui i piatti, ma non si porrà nemmeno il problema. Cioè noi siamo ancora, secondo me, un po' arretrati, perché pensiamo di insegnare, mentre invece i bambini imparano anche se non gli insegni niente. Cioè, il papà lava i piatti, non sta il papà non gli ha insegnato a lavare i piatti, cioè lo vedi e lo fai anche tu, come ti veniva voglia di fare delle cose quando eri bambino, perché le facevano mamma e papà. Invece a noi qualche volta vedo che gli editori pretendono alle volte delle cose, ogni tanto devi cedere perché sennò ci si strozza vicenda, e io sono un po', non so, sono un po' ostile da questo punto di vista a certe cose. Continuo a pensare che poi i cliché, luoghi comuni esistano, in qualche modo, come dire, fanno parte anche un po' della nostra vita. L'importante è che non siano oppressivi, cioè se uno scrive il manuale della perfetta bambina, che è quella che deve lavare i piatti mentre il maschietto sta sul divano, allora quello sia un libro sessista, altrimenti è una rappresentazione della realtà. Noi confondiamo anche spesso, e sempre di più, una cosa che mi stupisce molto, anche nei prodotti culturali per adulti, tanto nel cinema soprattutto, confondiamo il personaggio con l'autore. Cioè uno che scrive o rappresenta, non so, un personaggio razzista, e viene percepito come razzista. Ma no, io metto in scena una finzione, racconto tra l'altro un'ennesima cosa che purtroppo esiste, a prescindere da quello che puoi pensare tu. Esiste razzismo, sessismo, la violenza, tante cose che non sono belle, e il fatto di rappresentarle non significa che tu sei d'accordo, che tu ti senti in quel personaggio. Cioè, abbiamo perso un po' negli anni il senso della distanza, dello scollamento tra l'autore, chi è, che cosa pensa, e quello che in effetti scrive e rappresenta.
che viene fuori anche in tante cose. A me, per esempio, tanti mi chiedono, la prima domanda fanno sempre gli adulti quando mi intervistano, rispetto ai libri, eccetera, eccetera, se ho figli, perché c'è questo pregiudizio per cui scrivi per bambini perché hai dei bambini tuoi. No, per esempio, non è obbligatorio, nel senso, diciamo che non ho figli miei, ho visto molti bambini, perché poi andando a scuola chiaramente ne ho visti a migliaia, però devo dire che in realtà non mi hanno neanche mai ispirato moltissimo le storie. E mi hanno ispirato altre cose, nel senso che quando vai a scuola e li ascolti, scopri delle cose delle tue storie che non avevi notato, vedi proprio le cose con i loro occhi, che è una cosa, è sempre una bella scoperta, molto interessante. Però io poi il mio lavoro lo facevo anche prima a prescindere, non so come. Ho divagato un po'. Ma hai messo insieme più cose. L'ho detto, fai così ogni tanto. Io ti stavo ascoltando. Comunque, rispetto a quello che hai detto prima, c'è Maria Paola Pesce che dice: ah, ora sì che avrai detto. Beh, certo. Allora, andando anche nel vivo dei tuoi libri, a proposito di quello di cui parlavamo poco fa, questo tuo libro che è pubblicato da Edizioni Clichy è un libro che, al di là del sessismo o non sessismo, è un meraviglioso libro che parla di libertà personale, di scegliere chi o cosa voglio essere nella mia vita. Quindi vorrei che ci raccontassi tu qualcosa di lui, della relazione anche con l'illustratrice, con Giulia Pastorino. Ma Giulia, innanzitutto, penso l'illustratrice perfetta per questo libro. Lei ha questo stile un po' infantile, che secondo me si presta bene a questi sogni di bambini. Qui un po' di ragionamento sul discorso del sessismo l'ho fatto, nel senso che ho cercato semplicemente di bilanciare, cioè un personaggio maschile e femminile, bilanciare un po' i loro sogni, le loro cose, però anche qui ho difeso un po' di cliché, un po' di stereotipi, perché ci sono, per cui c'è la bambina che sogna, adesso mi ricordo più, impara di fare la maestra di scuola e contemporaneamente il presidente della Repubblica, ci sono dei sogni, diciamo, grandi, sogni piccoli, sogni un pochettino più realizzabili e alcuni un po' più assurdi, li ho messi un po' insieme. E poi Giulia, devo dire che ha fatto il resto. Se vai indietro nella tavola, quella degli animali, per esempio, ecco, questa qui è molto bella. In un altro incontro che ho fatto, mi è spiaciuto non avere il tempo di dirlo, devo dire che qui la massima responsabilità è sua, nel senso che io ho scritto il testo minimo, il veterinario, e poi tutti i personaggi che parlano li ha fatti lei, nel senso non avevo immaginato la tavola così, non ho scritto delle note specifiche perché i personaggi fossero così, ha disegnato tanti animali e poi di ognuno ha aggiunto anche un po' un sottotesto, per cui insomma ha partecipato in modo più che attivo al libro. E poi nulla, noi ci siamo conosciuti, adesso non mi ricordo più, uno o due anni fa, forse ho chiesto, mi pare, un suo libro proprio di cliché da recensire, e poi abbiamo cominciato a sentirci ogni tanto. Adesso stiamo facendo un secondo libro, abbiamo venduto un altro libro in Francia, però, che ho scritto, in quel caso ho scritto apposta per lei, ispirato a un suo personaggio di cui mi aveva regalato una stampa, mentre invece qui la storia era già fatta. La collaborazione con lei poi è nata principalmente perché io avevo proposto, ti direi 2 anni fa, avevo proposto a Clichy un libro a più mani, dove c'era lei, c'era Alice Piaggio, c'era Anna Parifio Català, e niente, mi hanno detto, non, insomma, il progetto non li interessava, però mi hanno detto, vorremmo un libro per ognuna, cioè tu facessi un libro con ognuna di loro. E lì, piano piano, ci siamo messi, in effetti. Con Alice abbiamo fatto uno, con Giulia adesso ne abbiamo 2, con Anna non mi ricordo più, forse ne abbiamo fatti già 3, perché nel frattempo ne abbiamo fatto anche uno in Spagna. Per cui, insomma, diciamo che da un'idea è nata una multicollaborazione. E niente, lei è molto brava, mi piace molto. Sì, 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 vero, anche la tavola di cui parlavi prima, si potrebbe star fermi giusto 20 minuti a leggere i commenti dei vari animali. Vediamo che non si vede bene, magari c'è il bradipo che soffre di insonnia, la giraffa col torcicollo, quindi già qui ci possiamo fermare. Poi, giustamente, come dice anche il commento di Penny, che il finale anche, ovviamente, però non lo possiamo svelare adesso, Penny, dobbiamo far sì che le persone domani escano e vadano in libreria a cercarlo, questo è quello. Ciao, che vogliamo. Penny. Ciao, Penny.
Allora, vediamo, aspetta che adesso devo fare la tecnologica che non sono, come si rimuove? Ecco qua. Qui c'è anche poi velatamente la relazione tra il bimbo, la bimba e la mamma e il papà con i grandi. Questa cosa della relazione con i grandi si ritrova anche, come dicevamo prima, in alcuni tuoi libri. A me piace tantissimo il modo in cui tu lo porti perché è un modo molto ironico, molto leggero, a volte prendi in giro un po' uno, a volte prendi in giro un po' l'altro con equilibrio. E proprio pensavo alla serie dei libri con Benjamin Shaw. E tu hai il PDF di Grandi non sbagliano mai, che mi piace tantissimo. Non so Ah, aspetta, se riesci a condividerlo tu. aspetta, perché l'avevamo già cercato prima. Ah, Sì. sì. Che mi piace perché dà Aspetta. proprio l'idea di un po' quello che dicevamo poco fa alla fine, no? Cioè, i bambini ci osservano, ci guardano, ci vedono, ci beccano e tu puoi dirgli quello che ti pare, ma tanto loro sanno. Eccoli qua. Raccontaci tu un po' qualcosa di questa Guarda, serie. questa che dici per me è la grande lezione di Roald Dahl. È stato il primo, che ricordi io almeno, primo autore per bambini a raccontare gli adulti come sono. Perché prima gli adulti si raccontavano, come spesso ci raccontiamo ai bambini, soprattutto se sei genitore o insegnante, ti racconti sempre perfetto, no? Un po' come i politici si raccontano a noi. E invece Roald Dahl è stato il primo a rappresentare gli adulti come sono, bugiardi, e tra l'altro gli adulti che mentono ai bambini, che è la cosa peggiore, no? Quando è chiaro che stanno mentendo, ma abusano della loro posizione, come dire, della loro superiorità per imporre una cosa che non è vera. E poi sporchi, si lavano poco, sono disonesti, cioè Roald Dahl ha raccontato questa roba qua. Per cui diciamo che ho raccolto un po' la sua lezione, poi è vero che in realtà mi piace a turno sfottere entrambi perché entrambi in qualche modo nei libri spesso sono sacralizzati, no? L'adulto che non sbaglia mai, però c'è anche, no, questa sacralizzazione del bambino, no? Il bambino innocente, il bambino puro. E insomma, non è proprio così. Perché anche i bambini poi raccontano un sacco di palle, sanno di essere in una situazione in cui, come dire, si approfittano un po' della loro posizione certe volte. Per cui a turno è vero che mi piace prendere un po' in giro entrambi. E qui non so che, vabbè, faccio scorrere un po', poi mi dirai. Qui bisogna andare a riconoscersi, noi parlo di noi adulti, a riconoscersi nelle varie scenette e a dire sì, spuntare, questo lo faccio anch'io, questo lo faccio anch'io, e poi vedere che ci sono sempre, almeno vedete lì, in parte a questa coppia dove dice i grandi non si perdono mai, no? Cosa c'è scritto lì? I grandi non sbagliano, si sa. E c'è quella piccola bambinetta nascosta dentro la cunetta di neve che osserva e impara tutto. Ecco, ah, Sì, vedi, perché vedi. in realtà in tutte le tavole ci sono dei bambini che spiano, perché questa è un po' la sottonarrazione che ha, vabbè, qui è una bassa definizione, si vede poco. Prendono pure appunti, cioè proprio senza pietà. Sì, perché alla fine fanno una specie di report. Qui con Benjamin ho lavorato più o meno come lavoro nella serie, insomma, che conoscete, anche se poi a partire dal secondo, terzo è andata in un modo un po' particolare, nel senso che a noi danno il titolo e il soggetto, su quello io scrivo, mentre lui disegna a casaccio tutto quello che gli pare, e poi mettiamo insieme un po' i pezzi. Mentre invece qui siamo tornati a una modalità un po' più tradizionale, ho scritto il testo con delle note, perché altrimenti il testo di per sé non racconta molto, quindi lui più o meno ha seguito, direi, quasi tutte le note, però poi ha aggiunto chiaramente una sua sottolettura, come fa sempre, per cui vedi che in ogni pagina c'è almeno uno, addirittura due personaggi che spiano, no, gli adulti, mentre si comportano da adulti, cioè non da adulti, perché si comportano da adulti veri e non da adulti, come dire, edulcorati dal loro storytelling di perfezione. I grandi non parlano con la bocca piena.
Ce ne sono altri in uscita, quindi, di questa serie qui. Allora, no, questo no, perché è uno stand-alone. E la serie è quella di Non ho fatto i compiti perché in Italia ne avete tre, però noi stiamo uscendo con il sesto in America. Arriveranno, sempre conti. Non lo so, perché in realtà diciamo che ha impattato, secondo me, la fusione di Rizzoli con Mondadori a un certo punto e hanno smesso di comprare i titoli. Poi ho visto che hanno comprato invece quello lì nuovo, però nel frattempo ce n'erano due dell'altra serie e adesso non mi ricordo quando, l'abbiamo chiuso, comunque esce il sesto che in teoria dovrebbe essere l'ultimo, però ormai non lo so. Dovrebbe essere l'ultimo anche il secondo, poi c'è stato il terzo, abbiamo detto basta, abbiamo finito e ce l'hanno commissionati due, poi ci hanno chiesto questo, per cui boh, cavalchiamo l'onda, vediamo come va. C'è anche un altro libro che a me piace molto, sempre su questa relazione adulti-bambini, che è La grande azzuffata, così entriamo anche nel vivo della relazione con Serge Bloch. Questo è un libro di quelli che piacciono a me perché sono veramente diseducativi, cioè quella diseducazione che ci piace, che ci serve, no? Dove si insegna come ci si azzuffa secondo le regole educate, perché ci si può azzuffare, ma c'è modo e modo di fare le cose. Come ti è venuta questa idea della grande azzuffata? Ma l'idea è partita da Serge perché mi ha scritto un giorno: mi piacerebbe fare un libro sulla bagarre, mi scrisse. Beh, io mi ricordo che gli risposi: beh, nel senso, sì, però cioè, cosa vuoi raccontare? E lui mi disse: sai cosa vuol dire bagarre? Dico: beh, sì, è la parola francese, l'ho capita, però non capisco cosa mi vuoi dire. Nel senso, niente, ma lui è sempre molto laconico, scrive molto poco e mi scrisse: non lo so se tu lo scrittore fallo tu. E mi ha disegnato un pupazzetto, un bambino con l'occhio nero. Io poi nella mia testa mi sono immaginato, lui ha due figli, adesso sono grandi, sono credo andati via di casa tutti e due, però all'epoca erano, insomma, erano ragazzini, ho immaginato che si pestassero a casa, non lo so. E lì boh, ho avuto un paio di idee, poi a un certo punto è venuto fuori questa specie di manuale che tra l'altro fu in principio un totale fallimento, perché lui all'epoca stava in America, dove noi avevamo già tradotto i nostri libri, eccetera, eccetera. E per cui questo fu un libro che lui voleva proporre, ed effettivamente abbiamo proposto a diversi editori americani, ignorando, gli americani hanno tanti tabù, poi per carità, lo dicevo anche la scorsa settimana, un incontro con anche Naomi, che è la nostra editor per il lavoro che faccio con Benjamin, tutti abbiamo... Tutti i popoli, tutti i paesi abbiamo dei tabù, degli argomenti, insomma, da non calpestare. E gli americani ne hanno parecchi, e soprattutto finché non frequenti proprio libri per bambini, non ti rendi conto di quante cose non sono ammesse nei nostri libri, no? Anche perché come riferimento culturale noi prendiamo sempre la televisione, che è sbagliato. E morale, ci dissero che in un paese in cui i ragazzi vanno armati a scuola, fare un libro che difende il diritto di azzuffarsi non era una cosa adatta. Poi in realtà, secondo me, anche loro hanno sbagliato perché ci vanno gli adolescenti, penso con le pistole a scuola, 8 anni, non credo. Però in ogni caso hanno delle regole di un certo tipo, per cui assolutamente. Poi su certi argomenti non hanno senso dello humor, assolutamente. Mi ricordo che propose alla mia editor. Pensavo di aver avuto l'idea del secolo, l'idea commerciale del secolo che ci avrebbe arricchito tutti, visto che era già un successo, non ho fatto i compiti perché, i libri che sono venuti fuori, diciamo di seguito, avevo proposto uno spin-off per adulti. Ho detto, perché non facciamo una cosa del tipo, non ho restituito il libro della biblioteca perché facciamo un poster e lo mandiamo in tutte le biblioteche d'America. Gratuitamente, io lo scrivo, Benjamin disegna, facciamo una figata, ci mettiamo in tutte le biblioteche con una stizzatina d'occhio, insomma, il lavoro dei bibliotecari. Mi hanno detto assolutamente no, perché non restituire i libri è tipo un reato federale, cioè una cosa serissima. Ho detto, vabbè, ho capito, ma anch'io li ho sempre restituiti, però insomma, qualche volta un po' cialtronescamente, magari ti dimentichi, no?
però assolutamente era un argomento troppo sensibile. E anche l'azzuffarsi a scuola, insomma, era una cosa, o a casa, quello che sia, una cosa inconcepibile. Quindi siamo tornati, in sostanza, in Francia con il soggetto e poi siamo usciti con Sarbacane, facendo di fatto sì, una specie di manuale che, come dire, distingue le cose, perché in realtà poi è leggerissimamente didattico. Innanzitutto dice una cosa è la guerra, che è quella cosa schifosa che fanno i grandi, una cosa sono i giochi dei bambini. Poi c'è lo sport, citiamo per esempio il catch, che è uno sport teatrale, perché è teatralizzato, dove tutto è più o meno finto e scenografico, quindi ci si dà botte più o meno per finta, però quello va, può andare bene. E poi c'è invece il menarsi vero e proprio e la zuffa, che è un po', come dire, finché non volano denti o si rompono occhiali, è un gioco che ci può anche stare. Insomma. Beh, è un po' come dicevamo prima, difficilmente il fatto che leggeremo questo libro ai bambini li porterà a menarsi. Cioè, il fatto che i miei figli si menano, io non so se i vostri figli a casa vostra si menano, ma mia figlia e mio figlio se le danno. E io faccio bene in tempo a dirgli non si fa col ditino così, ma è che lo fanno, no? Allora, leggere un libro come questo ai miei figli è un godimento puro e non smetteranno né lo faranno di più per colpa di un libro come questo. Quindi poi alla fine il discorso è sempre quello. Io trovo che sia un libro divertentissimo, che tra l'altro dice appunto che c'è un comportamento, ci sono delle regole da seguire anche in questo, come nelle litigate d'altronde, e comunque sappi che è stata molto apprezzata anche l'idea del poster per le biblioteche. Quindi, ecco, anche questo penso che in Italia lo accetteremmo volentieri, quindi pensaci, Davide. Sempre con Serge Bloch ci sono stati altre pubblicazioni che hanno, benché alcune cose tornino, hanno un altro impatto nella lettura, e penso sicuramente a quest'opera che deve aver avuto un successo planetario incredibile, anzi ha avuto un successo planetario incredibile, adesso ce ne parlerai, e poi anche questo libro che io ho nella versione piccola, che è molto molto attuale, ma partiamo da qui, raccontaci qualcosa di questo libro meraviglioso. Ma questo è il primo libro che ho scritto, concepito direttamente in francese, quindi parecchi anni fa, è uscito nel 5 mi pare, quindi era del 2004. Perché fino ad allora, diciamo, le prime cose le scrivevo in italiano, poi le traducevo male, però le traducevo in francese. Però stavo cercando di imparare la lingua e questo è il primo libro che mi è venuto in mente direttamente in francese. Infatti c'è pochissimo testo per quello, molto minimale. Poi nel frattempo il mio francese si è evoluto, devo dire che lo riscrivessi oggi non userei più parole, erano le parole forse giuste per esprimere quei concetti. E poi nulla, l'ho mandato alla casa editrice, ci sono state una serie di coincidenze molto banali, nel senso che quando mi chiedono come è venuto fuori, in realtà è venuto fuori in coda alla posta, quindi situazione molto poco prosaica, dove la mia testa, non so perché, ho cominciato a fare la lista di tutte le cose che aspetti, perché nella vita io odio aspettare, ma credo che non piaccia a nessuno. E sono andato a casa con questa lista e poi anche il formato è un po' un caso, nel senso che io all'epoca facevo ancora le maquette di carta, avevo appena finito la maquette di un libro quadrato utilizzando della carta da fotocopie che avevo rifilato, chiaramente avevo tagliato per ottenere il quadrato e poi mettere la rilegatura, e morale, mi era avanzato un blocco di foglie allungate. Lo scarto ti è avanzato. Lo scarto, solo che era un libro abbastanza, mi ricordo, sulle 40 pagine, abbastanza, perché conteneva tante storie. Quindi ho tipo 40 pagine, però allungate così. Allora mi spiaceva, cioè la carta non si spreca mai, insomma. E avevo questo progetto con pochissimo testo, per cui ho detto, oh, magari uso questa carta allungata così. Mi ricordo avevo fatto delle illustrazioni. Io a China avevo fatto tipo dei cameo rettangolari e poi avevo incollato il testo sopra. E quindi niente, l'ho mandato alla casa editrice, è piaciuto. Serge credo che ha visto, sono certo, ha visto la mia maquette, non ha assolutamente guardato i disegni,
come ha fatto invece poi invece nell'Enemy, ma lì avevo fatto i disegni già pensando a lui, pensando alla sua regia, al suo modo di raccontare. Lì li ho proprio messi da parte, ho fatto quello che voleva lui, però ha detto, ah, mi piace però questa idea di farlo allungato, lo faccio così. Al che so che la casa editrice poi è andata a chiedere un po' di consiglio ai tipografi, perché come sai non è scontato fare un libro così, anche devi sapere come orientare la carta, una serie di cose, altrimenti il libro si apre praticamente. E morale, hanno trovato proprio al centimetro, no? La misura giusta per farlo funzionare. E poi è lui che ci ha messo il filo rosso, è stato Emanuele, c'è da dire Emanuele Wölk di Sarbacane, a chiamarlo, ed è stata lei a proporgli di importare il suo stile, diciamo lo stile che utilizzava per la pubblicità, nel libro, perché lui ha fatto tantissimi libri, fumetti, moltissime cose, poi ormai è famoso da tanti anni, espone nelle gallerie a New York, a Parigi, eccetera, però fino a questo nostro libro insieme lui aveva separato un po' le due carriere, cioè se faceva la pubblicità, gli spot, eccetera, eccetera, utilizzava uno stile in cui mescola la fotografia con il tratto, per il quale ormai tutti lo conoscono e lo imitano anche, mentre invece quando faceva libri disegnava in un modo più tradizionale. Visto che lui era già famosissimo e la casa editrice, insomma, era ancora piccola, un po' gli esordi, lui aveva accettato di lavorare con noi, gli proposero, fai anche una cosa nuova, cioè una cosa diversa, per divertirti un po'. Ed è venuto fuori questo libro, insomma, con questo filo rosso, che infatti tutti, quasi nessuno si ricorda, almeno in Francia, nessuno si ricorda come si intitola, dicono tutti il libro col filo rosso, quindi potevamo chiamarlo filo rosso e sarebbe andato bene lo stesso. E poi effettivamente sì, abbiamo vinto un premio importante quell'anno, il Baobab di Montreuil, che adesso non c'è più, è stato sostituito da un altro premio. Da lì in poi, vabbè, lui lo conosceva già al mondo, da lì in poi hanno conosciuto tutti anche me. E poi il libro ha fatto effettivamente il giro del mondo, cioè tradotto, non so dirti in quante lingue, almeno una quindicina, forse una ventina, fino al cinese. L'arabo non me lo ricordo, però cinese, coreano, giapponese sì, negli Stati Uniti, secondo me anche il russo, lo svedese, spagnolo, tedesco. È un libro che ha un filo, che ha unito un po' tutto il pianeta. Sì, è un libro, esatto, che ha un filo, che continua ad avere questo filo, perché ho visto che è un libro che resiste, cioè chi l'ha comprato lo ricompra, chi l'ha avuto lo riprende, lo regala, è un po'... In effetti è un libro che racconta un po' la vita, per cui insomma è facile ritrovarci. Infatti, a me piace proprio il fatto che è una vita come tante, ed è proprio per quello che parla di noi, ci racconta di noi. E poi è un libro onesto, perché racconta ai bambini che la vita è fatta di questo e di quello, no? Cioè il filo conduttore che ci tiene insieme è il momento del sorriso, della risata, e poi c'è il momento del dolore che poi torna risata, e questa è la vita. E qui ci spostiamo all'altro libro, sempre con Serge Bloch. Non so se tu ce l'hai nella versione anche grande, che ha una copertina anche molto bella, o hai il PDF, così si vede forse meglio. Ma dovrei avere tutto. Perché è un peccato non apprezzarlo così, si capisce poco. Allora, aspetta. Condividi. Ah, Davide, non abbiamo fatto vedere il videino di Io aspetto. Ah, vuoi vedere il videino? Sì, perché vi facciamo vedere una cosa che forse non avete mai visto. Aspetta, Dai, sì, almeno nel frattempo carico l'altro. Moi, j'attends. J'attends de grandir. Un bisou avant de dormir. Que le gâteau soit cuit. Qu'il ne pleuve plus.
Que Noël arrive. J'attends l'amour. Le début du film. De la revoir. J'attends le sifflet du chef de gare. La fin de la guerre. Une lettre. Qu'elle me dise oui. J'attends un bébé. De savoir si c'est un garçon ou une fille. Que les enfants grandissent, les vacances. Que ça soit l'autre qui demande pardon. J'attends que les enfants téléphonent. Que le médecin dise, ce n'est rien. Qu'elle ne souffre plus. Que revienne le printemps. J'attends qu'on sonne à la porte. Que les enfants me rendent visite. Que bientôt, il y ait un nouveau petit dans la famille. Aspetta perché non ti sento. Eccomi. Ah. Avevo tolto l'audio. L'animazione di Claire Siché, una giovane animatrice francese che ha lavorato insomma insieme a Serge per realizzare, questa è un'app praticamente disponibile in tre lingue dove se vuoi guardi praticamente il film animato, altrimenti c'è una narrazione che ogni tanto si ferma e chiede la tua interazione, cioè il filo che praticamente lampeggia e tu devi prenderlo, tirarlo e portare avanti un po' il filo del discorso, insomma, il filo della storia. Sì. Invece ti metto, allora, vediamo, tu volevi vedere questo.
che il nemico. Questa è la copertina originale, quella che hai tu, è una versione che avevano fatto per un festival, se non sbaglio. Allora. Nel frattempo piacciono. È piaciuto il video. Allora, aspetta perché non ha preso la condivisione, quindi riprovo un attimo. Riprova, sì. Finestra così, ok. Eccolo qua. Ah, ok. Qui non so dove vuoi fermarti perché poi la storia è abbastanza lunga. Dimmi tu, raccontaci quello che vuoi tu di questo libro. Una cosa che... scusami Davide, una cosa che, visto che il momento che stiamo vivendo è quello che è, e sicuramente molte persone stanno chiedendo anche un po' come fare a spiegare ai bambini quello che sta succedendo, insomma, com'è che esiste la guerra. Mi chiedevo appunto se secondo te qual è un modo per portare ai bambini un argomento come questo, così complesso da spiegare. Come hai deciso di portarlo tu qui? Sì, guarda, devo dirti la verità, mi fa molta impressione rivedere questo libro in queste settimane. L'ho visto rimbalzare tantissimo su Instagram, sui social, tantissimi librai l'hanno tirato fuori. Non so, non ti dico che mi ha dato fastidio, forse un po', ma senz'altro mi ha fatto impressione, perché quando l'ho scritto in realtà non c'era nessuna guerra, diciamo, vicino a noi, perché poi purtroppo guerre ce ne sono tante che noi trascuriamo, come dire, di interessarci, tra cui anche in realtà il conflitto con l'Ucraina, quello che è successo nel, come dire, nei decenni passati. Io lo sto ripassando, lo sto studiando adesso, perché io per primo colpevolissimo, cioè... Io le cose russe, come le chiamo io, non le ho mai seguita tanto, la Russia. Per cui proprio mi mancano molto le basi. Quindi sto guardando un po' di documentari, capire proprio. Ma sono partito da Ivan il Grande, per non sbagliare. Perché comunque più vai indietro e più devi andare indietro, capire le ragioni, ci sono mille cose. Ai bambini non è difficile. Penso sia molto, molto difficile. Anche perché, come dire, i grandi dovrebbero essere quelli che si comportano in modo responsabile, e poi invece a un certo punto vedi che sono quelli che si comportano in un modo assurdo, e sono i bambini a essere forse più con la testa sulle spalle. Io il libro l'ho scritto per assurdo, anche se parla di guerra, io non avevo in mente la guerra. Infatti abbiamo fatto di tutto, anche con Serge, e non ci siamo riusciti, devo dire, almeno pienamente. Volevamo raccontare una guerra il più possibile lontana, astratta, un po' simbolica, no? Poi in realtà in Francia, per esempio, tutti in questo libro ci hanno visto la 14-18, che per loro è la guerra più importante, molto più della Seconda Guerra Mondiale, perché avevano il fronte in casa, hanno perso non so quanti milioni di soldati, è stata una macelleria allucinante. Ed è una guerra, sono passati 100 anni, ma per loro è vivissima ancora. Escono libri tutti gli anni, anche per bambini, che la celebrano, la raccontano in qualche modo, ci sono un sacco di memoriali, cioè come se fosse finita ieri, una cosa veramente incredibile. Però il nostro tentativo era quello di raccontare una guerra, come dire, in cui non riconoscibile, non so come dire. A un certo punto addirittura Serge aveva pensato di nazionalizzare le due armate, due eserciti, con delle bandiere da cambiare in ogni paese. Poi ci siamo detti ma no, perché non è quella cosa che noi vogliamo, non stiamo raccontando la storia, non sarà l'America e la Corea, la Russia e l'Afghanistan, qui è un concetto talmente generale che... E allora fece il lavoro inverso, quindi delle bandiere nel libro ci sono e lui si è studiato tutte le bandiere del mondo per fare dei colori che non somigliassero, a parte il fatto di avere tre bande, però che non somigliassero, no? Nessun paese. Io quando l'ho scritto in realtà
ho scritto quello che leggete nel titolo, cioè in realtà io parlo di nemico, quindi del concetto di nemico, e nella mia testa, come dire, tutto è partito da altre riflessioni che non erano legate alla guerra classica, quella che si fa con le armi, con i fucili, le bombe, i carri armati e tutto il resto, ma proprio il concetto di nemico, cioè l'idea che ci sia un altro che è un po' come te, però non è come te. Cioè ti somiglia, però non è un essere umano come te. Che io risento molto nella cultura di questi anni, nella cultura economica, per esempio, no? Le rivalità che abbiamo economiche con gli americani piuttosto che i francesi, piuttosto che i cinesi. C'è sempre un modo di trattare l'altro come se non fosse, no, un essere umano. Il fatto che sia dietro una barricata, poi più o meno immaginaria, alla fine viene sempre descritto o un po' più stupido, o un po' più cattivo, un po' più losco, un po' più meschino. E voglio dire, nella guerra dell'economia, come nelle guerre purtroppo quelle vere, come ne stiamo vedendo questi giorni, si è meschini un po' a turno, no? Tutte e due le parti. E morale, sono stati un paio di episodi che mi avevano dato molto fastidio, tra cui uno assolutamente futile, che forse tutti si sono anche dimenticati, però a me aveva colpito veramente tanto. E risale alla finale di Coppa del Mondo Italia-Francia, che tra l'altro io non guardo calcio, però sono rimasto un po' affezionato all'idea di guardare i mondiali, da bambino li guardavo, e combinazione lì c'è la finale Italia-Francia, mi sembrava una cosa, non so come dire, c'erano tutti i miei amici, no? Io lavoro in Italia, lavoro in Francia, mi sembrava una cosa bella. Poi invece partita, mi dispiace, magari a qualcuno è piaciuta, io sono ignorante, noiosissima, io l'ho trovata noiosissima, veramente noiosa. Poi a un certo punto parte Zidane con sta testata e diciamo che ha leggermente abbassato il livello, come dire, sportivo della competizione. E la cosa che però a me aveva agghiacciato, e questa sono abbastanza certo che l'abbiano dimenticata, è rimossa a tutti, che per almeno 15 giorni la stampa italiana è stata piena di titoli che dicevano le peggio cose dei francesi, quindi dei miei amici, delle persone con cui lavoro, che sono violenti, che odiano gli italiani. Mi ricordo titoli che dicevano non andate in Francia in vacanza perché li aggrediscono gli italiani. Io ero rimasto stupito dal fatto che, per carità, era estate, forse c'era poco di cui parlare, però comunque nessun giornalista, nessun intellettuale è venuto su, ha alzato la mano per dire allora calmiamoci un secondo, innanzitutto due singole persone che fanno lo stesso lavoro durante una manifestazione, che un po' di stress te la porta, perché oggettivamente sei lì, ci sono tante implicazioni, quando c'è una finale importante, cioè, hanno perso un po' la testa, non si è capito di preciso cosa è successo, eccetera, eccetera, hanno perso un po' la testa, si sono insultati, uno ha aggredito l'altro. Non rappresentano le loro squadre, non rappresentano lo sport, ma nemmeno quello che praticano, ma nemmeno il calcio, e non rappresentano le due nazioni, cioè non rappresentano niente, è come se fossero due bambini che bisticciano all'asilo, cioè non è che si scatena la guerra mondiale se due all'asilo, no? si danno anche un pugno. E lì invece mi aveva molto stupito questo caricare i toni e dire delle cose, non so, io le avevo trovate molto spiacevoli e mi ero chiesto, ma se domani viene fuori uno che dice che bisogna andare a combattere i francesi a colpi di baguette, avremo la testa sul collo di dire ok, basta cazzate, cioè va bene anche così, ci calmiamo un secondo, sono i nostri vicini di casa, i nostri cugini, condividiamo una quantità di cose, di origini anche linguistiche, nel senso un secondo, aspettiamo un secondo prima di partire. E lì ci ho pensato un po', in effetti, ho detto non so, perché abbiamo una fretta alle volte di aggredire, no? Di annientare il prossimo, che ho detto boh, forse magari le parole viaggiano prima dei cazzotti, delle armi, eccetera, però non so, cioè, mi aveva dato un po' da pensare, l'avevo risentita un po', insomma. Per cui è nato un po' così, facendo questo tipo di riflessioni. Poi, purtroppo, mi spiace veramente, ti dico la verità, adesso rivederlo un po' in giro così, perché per me è veramente un libro che parla della guerra in astratto, poi sappiamo che di guerre ce ne sono sempre tante, insomma, in giro per il mondo. Adesso rivederla
un po' vicino casa, quasi dentro casa, che ci coinvolge tutti quanti, e rivederlo di attualità, non lo so, mi dà un po' fastidio. Più che altro penso che con il tempo impariamo sempre di meno, ciclicamente rifacciamo sempre gli stessi errori, ciclicamente forse c'è bisogno, non lo so, di fare un aggiornamento di programma del nostro senso civile e imparare delle cose che già sapevamo. Senz'altro, credo che in generale, rispetto alla domanda che facevi su come parlare ai bambini, credo che in generale parlare forse sia la soluzione. Nel senso, non fare finta che le cose non esistono, perché comunque le percepiscono, anche molto piccoli, non ci rendiamo conto di quanto assorbano, no, dai telegiornali, dalle nostre ansie, dalle cose che magari ti dici, no, con gli altri genitori, con gli amici, li vedi lì giocare per i fatti loro, pensi che abbiano le orecchie scollegate, invece sentono tutto, no? E certe cose soprattutto li rimangono tanto, un po' tanto nelle orecchie, per cui forse la soluzione è semplicemente parlare, dire, lasciare che siano anche loro a parlare, magari sono loro che ti danno le loro soluzioni o il loro modo di vedere le cose. Forse il fatto di parlarne con mamma e papà, come dire, le rende un po' più, non lo so, addomesticabili, ecco. Poi libri chiaramente ce ne sono tanti che si risolvono in vari modi. Il libro può essere anche solo forse un supporto per visualizzare, no, una cosa di cui discutere, poi se ne parla, se ne parla semplicemente. Credo che da questo punto di vista i bambini possono essere veramente poi, come dire, sorprendenti, no? Le cose che capiscono e le cose che ti dicono, e anche solo il solo fatto di dirtele magari gli aiuta un pochettino anche a elaborare chiaramente questo senso di ansia, di cappa, di incombenza, no, che adesso abbiamo un po' tutti quanti. Ma guarda, quello che tu stai dicendo adesso mi fa proprio pensare alle parole che mi ha detto mia figlia pochi giorni fa, in questo clima dove magari, questo è il mio orologio che fa i suoi suoni, lascia che faccia, e è proprio una cosa che mi ha detto è: guarda mamma, che puoi dirmi. Dire, è inutile che tenti di nascondere le cose, perché è meglio sapere, no? In effetti questo è un insegnamento che arriva proprio da loro direttamente. Allora, so che, a parte che sono le 10, Davide, e quindi... Eh sì, sono le 10, infatti... Avremo tipo ancora metà delle cose da dire, o magari a questo punto ci daremo un secondo appuntamento per parlare dell'altra metà. Voglio solo nominare il fatto che, a proposito di responsabilità civica, di come anche la letteratura porti sulle spalle anche questo tipo di opportunità, anche La rana regina, che è illustrato da Marco Somà, che giusto magari condividiamo solo per far vedere di cosa stiamo parlando, è un albo che comunque rientra in qualche modo in questo tipo di comunicazione legata al potere, all'uso che facciamo del potere. Non so se vuoi dire tu due parole su questo. Ma questo è un libro, il primo che ho fatto con Marco, e, originariamente uscito in Portogallo. E nulla, un po', forse dei miei libri è quello che somiglia un po' di più a una favola, anche perché è un testo un pochino più lungo, un po' più da libro illustrato, che Marco ha, devo dire, illustrato in un modo, interpretato in un modo molto suo, molto personale, nel senso che c'erano pochissime note, praticamente soltanto per il finale mi serviva che ci fosse una cosa, per il resto non ho scritto altro sulle immagini, per cui ci tengo molto a dire che tutto quello che vedete è proprio opera sua, cioè la scelta del design, di calare un po' questi personaggi idealmente negli anni 20-30, la scelta dell'abbigliamento, gli arredi, tutto, tutto frutto insomma della sua interpretazione. La storia, sì, è una storia su come il potere può cambiare le cose, per cui questa corona che cade dal cielo fa sì che la rana che la trova diventa una regina delle rane, anche se una regina non c'è mai stata. Devo dire che ci sono un paio di libri poi simili, c'è uno molto bello che è uscito, si chiama Luigi I, Re delle Pecore, è uscito per Lapis, che è una storia un po' simile, molto bella, dove però lì c'è una pecora che una giornata di vento praticamente incorona il re delle pecore con una corona di carta. E
lì in quella storia il re pecora sa subito che cosa deve fare e poi succederanno una serie di cose. Mentre invece qui la regina delle rane non lo sa, ma si crea subito la corte, cioè ci sono le cortigiane che loro sanno. Sanno che non deve toccare l'acqua, bagnarsi i piedi, non deve andare a caccia di mosche, ci mancherebbe, lo fa qualcun altro, poi non deve toccare nessuno, è importante, sia sempre separata dagli altri. Insomma, praticamente non deve fare mai assolutamente niente. E qui c'è una prima opposizione, cioè qualcuno che chiede, ma un secondo, perché lei improvvisamente diventa regina delle rane e con tutti questi privilegi? Allora le spiegano, è perché lei è quella che ha trovato la corona, quindi ci ha dimostrato di essere capace di fare tutto meglio degli altri. Poi la storia va avanti, a un certo punto organizzano una gara di tuffi, perché la regina insomma deve anche svagarsi un po', e in quella giornata fanno tuffi proprio di ogni genere, con lo spruzzo, senza, le capriole, eccetera, eccetera, e l'ultimo lo lasciano per lei. Diciamo, la foglia più in alto di tutte, chiedono che la regina si tuffi, e qui nasce, come dire, un'opposizione, cioè le cortigiane dicono no, la regina non si può tuffare, cioè, la regina non tocca l'acqua e poi non deve fare niente di quello che fanno gli altri. Però qualcuno dice no, avete detto che la regina sa fare tutto meglio degli altri, per cui saprà anche tuffarsi. E qui c'è un po' un cortocircuito a un certo punto, la povera rana non sa che cavolo fare, a un certo punto decide di lanciarsi, va detto, nord di cronaca, un bellissimo tuffo, ma quando torna in superficie, sulla testa una foglia bagnata, in sostanza ha perso la corona. Quindi la monarchia qui finisce a palle di fango, nel senso che praticamente viene destituita in un modo un po' inelegante, però poi tutto torna molto, molto tranquillo, insomma, molto sereno. E poi tutta la scena si sposta su un ponte dove ci sono due innamorati che avevano litigato qualche giorno fa e adesso hanno fatto la pace. E praticamente tutta questa storia di monarchia improvvisa tra gli anfibi, Lacustri si risolve, o meglio, è stata originata dal litigio di questi due innamorati, per cui la corona in realtà è un anello che lei presumibilmente ha lanciato in acqua in un momento, no, di rabbia, e che lui ha un po', e che lui ha recuperato. Quindi sì, è una storia che, come dire, racconta un po' gli abusi del potere e anche un po' il, forse il modo ridicolo che abbiamo in generale di rapportarci a questa cosa qua, no? Con le illustrazioni meravigliose appunto di Marco Somà, che è tuo compagno anche in un altro albo che ha avuto un enorme successo, che è Il Venditore di Felicità, anche questo sempre per Edizioni Kite, che appunto forse conoscete tutti perché è uno dei libri più amati di quelli che abbiamo tra gli scaffali. Ora che c'è anche Null, che salutiamo. Ehi, hey, ciao! La regina è il bellissimo pupazzo fatto da Lisa. Ecco, lo voglio anch'io! Nulla che gadget! Anche gadget! Sì, perché c'è Lisa Rendina che in effetti fa questa serie di pupazzi molto belli, fa delle serie sue in realtà, di personaggi suoi, e poi ha preso un po' a cuore, insomma, quelle di Marco. Sono stati anche esposti, c'era una mostra che girava, era stata a Lucca qualche anno fa, e sono molto molto belli. Mm-hmm. Allora, Davide, mi sa che non siamo riusciti a raccontare tutto, io ho lasciato fuori degli albi che mi piange il cuore, però... Vabbè dai, 5 minuti facciamo tutto, no? Non ce la facciamo. Discorriamo proprio. Oppure ci diamo, guarda, ci possiamo prendere un'altra oretta insieme se vuoi fra un po'. Così. Quello che volete, non so, fai votare il popolo, dimmi tu quello che vuoi fare. Popolo, votate, volete andare avanti, ci facciamo vedere ancora qualcosa o volete un altro incontro con Davide? C'è una latenza tra il nostro messaggio. E quando viene recepito, per cui potrebbero esserci dei brogli. Domani ci dicono che volevano che continuassimo adesso. È un peccato chiudere, è vero, ci sono ancora 79 persone sveglie che seguono quello che stiamo dicendo. Guarda, io giusto a questo punto, visto che c'era una parte che mi sarebbe piaciuto molto toccare, che era, abbiamo visto appunto la tua produzione, dall'ironico e dal divertente, anche il fatto che riesci a portare quel tipo di letteratura
che fa muovere un po' i meccanismi della mente. Abbiamo già risposto alla domanda, te lo volevo fare proprio nero su bianco, cioè se la letteratura per bambini deve essere sempre leggera, spensierata e facile, o se deve essere anche perturbante. In qualche modo abbiamo già risposto, però vorrei che forse potremmo rispondere con una cosa tipo questa. Sì, in realtà credo che non debba essere nulla, nel senso che a seconda della parte del mondo ci sono delle idee diverse. In Italia, in buona parte d'Europa, Italia, Francia, Spagna, spesso devo dire che in realtà è l'inverso, cioè c'è la convinzione che il libro debba a tutti i costi insegnare qualcosa, avere una morale, servire a qualche cosa, no? Dove il mondo anglosassone di solito investe più sul fantastico, sull'intrattenimento. Secondo me i libri in generale non devono far niente, nel senso, una cosa che ho riscontrato nel tempo è che abbiamo la tendenza a cercare in ogni libro il libro assoluto, dove ci sia tutto, e non è possibile. Credo che il libro più bello sia avere una libreria piena di libri per ogni momento della giornata, della vita, della settimana che ti capita. È quello buffo, è quello stupido, quello futile, quello più intelligente, quello più, non so, qualcos'altro. Senz'altro, non lo so, ci sono alcuni autori come Unger che si era dato proprio come regola quello di turbare un po' le anime. Devo dire che io l'ho preso molto a modello, cioè è quello che mi ha dato la voglia e l'idea di poter fare questa cosa. Cioè, prima scrivevo fumetti, facevo altre cose. Quando ho visto i libri che faceva lui, mi sono detto: ah, se questi sono libri per bambini, allora posso farli anch'io. Nel senso, avevo un po' anch'io di pregiudizio, questo che dici tu, no? Che, anche se un po' li frequentavo i libri per bambini, vuol dire seguivo un po' di autori inglesi, eccetera, che però sono appunto sempre molto rassicuranti, quindi stilisticamente bravissimi, eccetera. Però non mi corrispondevano poi molto come autore. Quando ho scoperto quello che faceva lui, ho detto: ah, vabbè, ma se si può fare così, allora anch'io, nel senso, cioè, forse ho in mente qualcosa anch'io. E devo dire che ho cominciato a farne, senza pormi nessun obbligo. Diciamo che mi sono dato poche regole quando ho cominciato a scrivere, più o meno credo averle sempre rispettate, però tra queste non c'era l'obbligo di turbare o di insegnare o di raccontare cose serie o altro. Erano delle regole un po' più basiche. Fare libri belli, magari, ritornando all'inizio di questo incontro. Ma guarda, quella è sempre la speranza. Poi oggettivamente credo che tu non abbia il diritto di dirlo, nel senso, cioè, da autore è giusto che lo dicano gli altri, ecco, se hai fatto libri belli. No, mi sono un po' imposto, come dire, di non prendere in giro i bambini, perché è una cosa che non mi piace, di non parlare con loro, come dire, abbassandomi, tra virgolette, infantilizzandomi, nel senso, ho sempre parlato come se fossero degli adulti, ho capito che lì si può dire più o meno qualsiasi cosa, alcune cose vanno un po' spiegate, no? E di essere il più sincero possibile, nel senso, anche con i miei difetti, di parlarli, insomma, in modo molto, molto franco. Questo che stai facendo vedere, invece, è Undicesimo comandamento, devo sempre pensarci perché il titolo italiano l'ha dato Kite Sì. e ho molto discusso su questo titolo. Sì, perché vabbè, il titolo originale è Le Jour des Baleines, cioè il giorno delle balene, e invece poi sono arrivati con questo titolo completamente diverso che ha turbato molto me. Sì, abbiamo discusso, insomma, un pochino, allora sembrava adatto. Alla fine ho ceduto e ho detto: dai, vediamo, insomma, proviamo a vedere un po' come va. Devo dire che ho la sensazione che stia, mi dispiace ammetterlo, ma sta funzionando molto. Bene, il libro non so se sia merito, non so se sia merito del titolo, va detto. Però, secondo me, parte del merito ce l'ha la quarta di copertina. Kite stanno diventando molto bravi a fare le quarte, e la quarta di copertina è notevole. Nel senso che dice più del titolo, è anche un po' inquietante, ti dà l'idea di quello che può succedere, insomma. Non so, sai se ce l'abbiamo qua la quarta di copertina. Comunque vi faccio giusto vedere una tavola. La quarta dice semplicemente non sfidare la natura, che sarebbe poi l'undicesimo comandamento.
Le tavole sono di Tommaso Carozzi, ci tengo molto a dirlo, anche perché il libro è nato da alcune sue tavole, che poi lui è, mi pare che abbia rifatto, non ci sono nel libro, però erano due o tre illustrazioni dove c'erano queste balene volanti. E mi ricordo che insomma li scrissi per chiedergli se appartenevano a un progetto, perché sembravano parte di una sequenza. Lui mi disse di no, e quindi io praticamente ho preso questi fotogrammi e ho scritto il pezzo di film che mancava, in sostanza. E poi è un libro silent, quindi tu vai dietro alle quinte di quella che è poi la realizzazione finale, che è questo... Sì, ho scritto la sceneggiatura, in sostanza, di queste immagini. Che è un libro che io ho amato molto subito, proprio mi è arrivato dritto d'impatto, quindi Undicesimo Comandamento, non potevo non mostrarlo. E allora, mi rivolgo un secondo alle persone che hanno risposto alla mia domanda: volete questa cosa o quell'altra cosa? E la risposta è stata per lo più: continuiamo ancora e facciamo un altro appuntamento. C'era una scelta da fare, non vale come mia figlia. Poteva essere anche basta adesso e per sempre, invece. Vedi, questa qua non ce l'hanno scritta. Abbiamo sforato già 15 minuti, non so, esatto, come vuoi fare. Esatto. Niente, dai, allora ci tocca salutarci, perché se no stiamo qua tutta la notte, però effettivamente vi promettiamo che torniamo con quello che manca, anche perché abbiamo saltato tipo Polline, che è un libro che io amo, e vado a dormire male questa cosa che abbiamo saltato Polline, ma va bene, con la promessa che ci recupereremo questi titoli dormirò meglio. Dai, allora, va bene. Davide, grazie davvero tanto per il tuo lavoro e per il tuo tempo di questa sera. Grazie anche alle persone che sono rimaste con noi fino alle 10:15, quindi apprezziamo la vostra presenza e ci rivedremo presto a questo punto di nuovo qui sulla pagina di Leggimi Prima. Quindi dai, quando vuoi, va bene. Perfetto. Grazie dell'ospitalità. Grazie a te. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti.